Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, at the dry. I'm going to cut some leeks and some green beans for some special recipe this evening. Come with me. I follow you. So this is the little road that connects La Valle to our swimming pool area and kitchen garden area. Swimming pool is here. Nobody is here. It's a pity. Please. We have a very big leaks here. I'm going to show you something. This is one. Wow. See how it's beautiful? You clean a little bit like this. And then something like this. That's one. Take another. L'erbata è... sono cotte in padella. So we cook them in a pan with some oil. Then Riccardo will show you. You're better than me. He's the chef. Hello. Good evening. Ciao, buonasera. So today we are going to cook l'erbata, which is mostly leeks with flour, water and salt in the oven. So Riccardo will explain us. Ok, allora, questo è un piatto molto semplice da fare. Prendiamo i nostri porri. E li mettiamo in un mixer. So we put the leeks, we cut them and we put them in the mixer. Adesso frulliamo. So we chop the leeks with the mixer. It has to be very finely chopped. Like a cream, eh? Mettiamo un po' d'acqua. We add a little water. So the mixer will work better. It's like a cream. Aggiungiamo un altro po' d'acqua. So we add more water. Dobbiamo ottenere un composto un po' liquido. Must be a little liquid. Like this. Perfetto. E adesso uniamo della farina. Some flour. Quanto sarà questo? Una pazza, una mezza pazza. Un po' di sale. Couple. Pinches of salt. Ancora della farina. When it's too liquid you add... Dobbiamo ottenere una pastella. So it's like a dough, but not so firm. It has to be softly, yes? E dobbiamo aggiungere anche un po' di farina perché sennò non starebbe insieme. We have to add the flour, otherwise only the leeks they don't stitch together when you cook them, yeah? Ecco. The flour is like the glue.
It's almost ready. Adesso è pronto, perfetto. Adesso prendiamo una teglia con della carta da forno. Here the pan with the, for the oven, with the paper for the oven. Vediamo se il nostro composto forse è un po' troppo per questa teglia. E facciamo uno strato abbastanza sottile. It has to be quite thin. Lo spessore circa di mezzo centimetro. So it has to be half centimeter, very thin, yes? Vai. Bene, adesso mettiamo un po' d'olio. Some extra virgin olive oil from La Valle. E andiamo a mettere in forno a 200 gradi per il tempo di cottura, finché non diventerà dorata, ci vorrà circa una mezz'oretta, 25 minuti. So we put in the oven 200 centigrade for something like half an hour. You have to see, it has to be very crunchy. That's the secret. In the oven. Okay. For half an hour. Half hour, we will be here to test. And if you want, you can see more recipe here, or if you want, you can visit the Tuscany there. Bye bye. La nostra erbata è pronta. So the leeks are ready. Adesso va fatta raffreddare e poi it's quite hot. Oh. Ok, then we will taste. La forrata è pronta, eh? Adesso assaggia. Si prova a assaggiare. We taste the forrata. Posso? Vai. Questo è lo spessore. Now it's not no more hot. That's nice. That's very nice. You could have it even with some nice ham. You eat the ham with the burrata without the bread. It's marvelous. Okay. Well done. Buonissimo. See you. See you to the next. See you next time. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te. At the drive.